Un fitto dialogo di 2 ore con i ragazzi della consulta giovanile di Ortona. Così Pietro Grasso, ex presidente del Senato ed ex procuratore nazionale antimafia, ha aperto al Teatro Tosti la settimana che culmina domani con la manifestazione Palermo chiama Italia nel 27° anniversario della strage di Capaci. Fatti tragici, ma anche tanti successi dello Stato, pagine di storia del paese, si sono intrecciati nel dialogo a racconti intimi, personali, dell'uomo prima che del magistrato, il quale ai giovani ha delineato un identikit preciso delle mafie. Quasi non si vede più, è diventata invisibile, ma c'è ancora. Naturalmente è stata sconfitta la mafia dei Corleonesi, quella di Cosa Nostra, che ha fatto tante stragi e tanti omicidi. Ma oggi la mafia va verso l'economia legale, cerca di infiltrarsi e di mascherarsi dietro una situazione di finanza privata e pubblica, dietro gli appalti pubblici, continuando però un'attività criminale come le estorsioni, per esempio, e però facendo in modo da inquinare quella che è l'economia del paese, ed è molto più difficile scoprirla, per cui ci vogliono indagini approfondite, bisogna anche cercare che i cittadini si rendano conto quando si trovano in una situazione di illegalità a dire di no soprattutto. L'incontro con Grasso, preceduto da quello in mattinata con Antonio Di Pietro, si è innestato in un denso calendario di eventi della consulta giovanile di Ortona presso lo spazio di Zoart, dove è esposta una mostra sui temi della legalità e fino a domani, anniversario della strage di Capaci, si susseguono tantissime iniziative.